Rivendicano un ruolo da protagonisti nello sviluppo economico e produttivo del paese i 600 imprenditori agricoli under 30 delle sei regioni meridionali riunite a Napoli sotto la sigla della Coldiretti. Nel capoluogo campano si è riunito l'altro sud, quello delle imprese che, nonostante tutte le difficoltà derivanti dal divario infrastrutturale con il nord e dalla congiuntura economica, riescono a stare sul mercato creando occupazione e sviluppo. Facciamo orticole. Queste orticole le trasformiamo sia per il mercato fresco, facciamo asparago per il mercato fresco che vanno in tutta Europa, e in più abbiamo un'industria che fa disidratati per quarta gamma, quarta e quinta gamma, per piatti pronti. Però stiamo cercando sempre di aumentare, di allargarci, di fare altre attività, ad esempio stiamo investendo in fotovoltaico, in impianti a biogas, biomasse. Un settore in evoluzione, quello agricolo, che in tutto il sud conta circa 50.000 imprese e 91 produzioni riconosciute a livello comunitario. L'importante è avere l'idea e il coraggio e la volontà di investire in imprese innovative. Accanto all'attività primaria di produzione, quindi primaria, ortofrutticola, ma anche di allevamento, sicuramente abbiamo in chiave moderna, anche un po' innovativa, non soltanto abbracciato una idea di ristorazione, quindi di possibilità di far degustare ciò che si produce agli ospiti, ma anche un'attività un po' più ricreativa che va dall'accoglienza, che va dalla fattoria didattica.